Andrea Giuseppe Tiberti, presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, ETS, in quanto come società di mutuo soccorso siamo confluiti all'interno degli enti del terzo settore. Lo siamo sempre stati, ma col nuovo codice del terzo settore abbiamo questo riconoscimento che è riportato anche nel nome della società, come le altre società di mutuo soccorso riconosciute. La mia esperienza in Cesare Pozzo all'interno della società parte nel 2012, ma io già da prima mi ero avvicinato al mondo della mutualità in quanto anche io ho origini piemontesi e quindi il territorio piemontese dà molti spunti per quanto riguarda la mutualità, essendo presente una società di mutuo soccorso praticamente ogni campanile, come si dice. Nel mio territorio, nell'Alessandrino, perché per la precisione sono del territorio dell'Alessandrino, di Borgoratto Alessandrino, era presente una società di mutuo soccorso e quindi i valori della mutualità, i valori delle società di mutuo soccorso vengono anche e ancora tramandati di generazione in generazione. Quindi di conseguenza l'avvicinamento al mondo mutualistico, per quanto mi riguarda, è avvenuto ancora che non ero maggiorenne, quindi siamo prima dei 18 anni, 16-17 anni. Successivamente, come ho detto, nel 2012 mi sono avvicinato alla società Cesare Pozzo e la società all'inizio, per quanto riguarda la nostra sede regionale del Piemonte, perché la Cesare Pozzo è strutturata con una sede nazionale e poi ha delle sedi territoriali che sono quasi una per ogni regione. E quindi mi sono avvicinato prima alla sede regionale del Piemonte. E successivamente all'interno di questo comparto, se possiamo chiamarlo così, ho ricoperto poi diversi ruoli all'interno di quelli che da noi vengono chiamati consigli regionali, che quindi si occupano delle varie sedi regionali dei vari territori. Successivamente, dal 30 ottobre del 2020, sono consigliere nel consiglio d'amministrazione della Cesare Pozzo e dal 23 dicembre dello stesso anno, quindi del 2020, ricopro il ruolo di presidente della società. La storia della Cesare Pozzo è una storia come tutte le altre società di mutuo soccorso storiche. Infatti è come noi la definiamo anche in FIMIV quando parliamo tra noi società e poi avendo anche le mie origini dal punto di vista mutualistico, è l'unica società di mutuo soccorso storica che possiamo definire strutturata. Strutturata nel senso che garantisce ancora servizi in conformità della 3818, che è la nostra legge, che ci norma, la nostra legge di rappresentanza, la legge del 1886 che è stata rivista nel 2011-2012. Quindi, come stavo dicendo, la nostra società, nonostante essendo una società molto ampia, una società che è diffusa sul territorio, che vede una base associativa molto importante, che nel tempo ha saputo rinnovarsi anche per quanto riguarda i fondi sanitari integrativi, quindi oltre ai soci tradizionali e ai soci ordinari, nonostante questo, la nostra società continua a portare avanti quegli ideali e quei valori tipici delle società di mutuo soccorso. Li porta avanti cercando di rinnovarli perché è molto importante in quanto in una società come la nostra, dove per tanti aspetti i servizi alle persone, i servizi che le società di mutuo soccorso hanno sempre erogato storicamente, prima che lo Stato si organizzasse, la previdenza, la sanità, l'istruzione, i diritti sul lavoro, i diritti del lavoro, la nostra società continua, comunque sia, società intendo come lo Stato, continua ad essere carente da questo punto di vista, se ne è fatto carico e risulta carente. La pandemia ci ha dato una prova per quanto riguarda la parte sanitaria. Quindi risulta molto importante ad oggi il valore e l'importanza dei principi mutualistici proprio per creare dei servizi che diano supporto ai cittadini che vogliono avvicinarsi al nostro mondo e quindi iscriversi alle nostre società e quindi di conseguenza poter usufruire di questi servizi. Praticamente nel 1800, fine 1800 mancavano questi tipi di presidi. Le società di mutuo soccorso si erano strutturate per dare una mano in questo senso perché lo Stato non lo faceva, quindi col sogno, io dico sempre utopico, che un domani se ne sarebbe occupato lo Stato, quindi si erano organizzati. Oggi ci troviamo in una situazione che per tanti aspetti è analoga, dove lo Stato arretra sempre di più, soprattutto sulla parte dell'assistenza sanitaria e l'assistenza domiciliare, la non autosufficienza.//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 
E le società di mutuo soccorso quindi possono avere, grazie anche alla loro diffusione territoriale capillare, soprattutto nel territorio del Piemonte, mi viene da pensare, possono svolgere un ruolo molto importante, ovviamente aiutandosi tra di loro, tra società come la Cesare Pozzo, che sono più strutturate, ma anche insieme alle società sul territorio, che hanno mantenuto la loro veste storica, però che non hanno portato avanti quelli che erano i servizi che una volta venivano offerti ai propri soci e non li hanno rimodernati, diciamo, non li hanno modernizzati. L'importante è proprio questa sinergia tra le società sul territorio e le società strutturate come possono essere la Cesare Pozzo. Ce ne sono anche altre che vengono definite delle volte, tra virgolette, come mutue sanitarie, ma siamo società di mutuo soccorso, tant'è che nel nostro nome, che era precedentemente era la mutua tra il personale delle Ferrovie dello Stato, c'era questo riferimento di mutua, poi viene modificato e viene riportato al nome originale di società di mutuo soccorso. Prima rappresentava, come tante mutue del territorio, quindi storicamente rappresentava una mutua di categoria, una società di mutuo soccorso di categoria, che era la società di mutuo soccorso dei ferrovieri, nata all'inizio come società di mutuo soccorso dei macchinisti e dei fuochisti dell'Alta Italia. Poi, essendo nata nel 1877, quello era il periodo storico, pian pianino dopo l'unificazione d'Italia c'è stata anche, diciamo, l'unificazione delle reti ferroviarie e delle aziende ferroviarie che operavano sul territorio. Quindi di conseguenza pian pianino poi diventò non solo più la società dei macchinisti e fuochisti dell'Alta Italia, ma dei macchinisti e fuochisti dello Stato italiano. Dopodiché negli anni aprì pian pianino alle restanti categorie che non erano solo macchinisti e fuochisti, quindi al restante personale delle Ferrovie dello Stato, poi si aprì pian pianino anche al settore dei trasporti, quindi con tutte le sue sfaccettature, gli autoferrotranvieri, il trasporto aereo, il trasporto logistico, quindi aprì anche alle altre categorie di lavoratori, per finire nel 1992 ad essere aperta a tutti i cittadini, perché l'esperienza maturata negli anni all'interno del mondo dei trasporti, era diventata così consolidata che era giunto il momento di potersi aprire anche ai cittadini, quindi a tutte le persone, lavoratori e non. Nel 1994 invece, assume il nome che ha tutt'oggi, quindi viene dedicata a Cesare Pozzo. Cesare Pozzo, personaggio molto importante della storia, purtroppo tante volte poco ricordato per la fine che ha fatto, nel senso che si è suicidato verso la fine del 1800, si è suicidato perché vedeva i suoi valori, i suoi principi che non si potevano realizzare, quindi il suo sogno era terminato e quindi probabilmente non c'era più importanza nel vivere, era un personaggio come tanti altri che viveva perché credeva nei suoi valori. E però ci ha lasciato tanto perché per tanti aspetti ha portato avanti il concetto della mutualità non solo all'interno dei ferrovieri, ma lo vedeva a 360 gradi in tutte le categorie, quindi era già all'avanguardia. Pensare che la Cesare Pozzo solo nel 1992 apra tutti i cittadini ci fa pensare, e apra tutti i cittadini proprio supportata da quella frase che Cesare Pozzo aveva detto, che i diritti dei lavoratori, che le problematiche dei lavoratori non erano solo quelle dei ferrovieri, ma erano di tutte le categorie. Che quindi la sua esperienza, il suo lavoro volto a far rispettare questi diritti non si poteva fermare alla categoria di cui lui faceva parte, ma doveva essere ampliata a tutti. Un po' la storia della nostra società dal punto di vista, diciamo, storico. Ad oggi, come ho detto prima, la Cesare Pozzo è una società che si occupa di servizi di sanità integrativa, quindi si occupa del
Oltre a questo, anche di parti che riguardano un po' la storia, come per esempio le borse di studio per i figli dei nostri soci che finiscono i vari cicli scolastici, quindi ritornando a quello che è un po' anche il passato, cioè quello che veniva dato tramite scuole serali, oppure i premi che venivano dati ad alcuni ragazzi che erano molto bravi e molto talentuosi, e che quindi la società di mutuo soccorso aiutava nel percorso di studi per permettere loro di finirlo, perché ovviamente in quel tempo non erano molte le possibilità economiche per poter studiare, quindi chi era e chi aveva le capacità, c'era questo concetto di, che oggi sarebbe difficile da applicare, questo concetto di meritocrazia molto alta, e si credeva tanto che se una persona era brava era meritevole. Oggi invece è molto difficile da applicare questo, però una volta invece era fatto e serviva anche perché la società comunque poteva poi annoverare all'interno della sua base associativa questo ragazzo che crescendo e studiando magari andava a ricoprire dei ruoli importanti oppure arrivava a un livello di studio importante, poteva diventare avvocato, notaio e quindi sicuramente sarebbe stato anche utile alla società per varie problematiche. Da risolvere, quindi lo veniva considerato anche un investimento, investire su una persona per la sua formazione perché se lo meritava e anche perché sicuramente poteva essere d'aiuto alla società. Quindi, tornando a Cesare Pozzo, oltre ai servizi di sanità integrative, quindi tutte le offerte che vengono riservate ai cittadini che possono iscriversi o liberamente, quindi volontariamente come soci ordinari della società, oppure si passa tramite le aziende, quindi le aziende che per quanto riguarda i contratti nazionali del lavoro hanno degli obblighi contrattuali che prevedono dei fondi sanitari integrativi in favore dei dipendenti e quindi di conseguenza lì devono sottoscrivere appunto questo tipo di tutele, lo possono fare con diversi enti, tra cui anche le società di mutuo soccorso. E quindi le aziende si approcciano a noi per poter coprire e dare queste tutele ai loro lavoratori. Quello che un po' oggi viene chiamato, giustamente, più in maniera più larga, ha preso il nome di welfare, il welfare aziendale, che prevede al primo posto proprio le tutele sanitarie. Importante anche per la nostra società è la creazione che è avvenuta nel 1877 con l'inaugurazione di una biblioteca all'interno della nostra sede di Milano in via San Gregorio, della biblioteca dedicata a Cesare Pozzo, o meglio, poi della creazione successivamente della Fondazione per la Mutualità Cesare Pozzo. Una fondazione che si occupa proprio di portare avanti quei valori, quei principi, anche dal punto di vista storico, organizzando convegni e momenti di riflessione, proprio quei valori che abbiamo descritto prima, di cui abbiamo parlato, quindi cercare di divulgare il concetto della mutualità. Concetto della mutualità che purtroppo sta venendo un po' meno perché? Perché abbiamo e viviamo in un mondo, in una società che sta diventando sempre di più individualista, il concetto di collettività sta venendo meno e quindi la missione, a mio avviso, delle società di mutuo soccorso e secondo me le società storiche che sono diffuse sul territorio possono giocare una partita molto importante da questo punto di vista, dovrebbero cercare, come anche deve fare Cesare Pozzo, anche per mezzo della sua fondazione, cercare di sensibilizzare in tutti i modi, soprattutto con delle collaborazioni con gli enti del terzo settore. Siamo entrati in questa grande famiglia, è giusto anche che portiamo il nostro valore aggiunto all'interno di questa famiglia, sensibilizzare i cittadini, perché la mutualità è un sistema su cui è un concetto su cui si basano tantissimi servizi che lo Stato offre. Quindi è un peccato che le persone ad oggi ne usufruiscano di sistemi mutualistici creati dallo Stato senza accorgersene, senza capire che al di sotto c'è questo concetto. Quindi cercare di portare alle persone questo concetto, cercare di farglielo capire, diventerebbe molto importante perché aprirebbe lo spiraglio, la possibilità di avere e di dare tanti servizi ai cittadini. Servizi che ad oggi vengono dati tramite enti che
che utilizzano le attività profit per poter erogare questi servizi. Invece noi, come movimento mutualistico, questo lo dico di tutti, abbiamo l'opportunità, grazie a società strutturate come la nostra e grazie al principio anche della mutualità mediata, abbiamo la grossa opportunità di poter permettere al cittadino di venire a conoscenza di tutele, di servizi che vengono sicuramente offerti con delle quote di adesione veramente basse e che permettono di avere un paniere di servizi importanti. Le società di mutuo soccorso nascevano principalmente dalle persone povere, le persone che avevano bisogno e non riuscivano magari, nel caso in cui perdevano il lavoro, a poter far fronte alle spese della famiglia, o magari erano malati oppure si infortunavano. Dovevamo cercare un pochettino di riscoprire questo, cioè di ritornare un po' alle origini e cercare sempre di più di andare a aiutare le persone che hanno bisogno. Società di mutuo soccorso non le vedo come degli enti che aiutano chi, concetto mutualistico, chi ha tanto. Servivano all'epoca per aiutare le persone che non ce la facevano per alcuni aspetti, che si mettevano insieme per far fronte a quelle difficoltà. Oggi dovrebbe essere lo stesso. Sicuramente. Poi non dico che i cittadini sono tutti, quindi sicuramente vanno considerati tutti, però soprattutto dovremmo focalizzarci su questo. L'appartenere agli enti del terzo settore, come ho detto prima, potrebbe essere molto utile anche per sviluppare dei progetti in sinergia, con questi enti, per poter tutelare sempre più persone, per finanziare progetti di ricerca, finanziare progetti sociali, cercare anche un attimo di andare all'esterno di quello che è la base associativa. D'altronde è l'unico strumento che oggi noi società di mutuo soccorso abbiamo, perché siamo vincolati dalla legge 3818 a dare servizi esclusivamente ai soci e ai loro familiari. La mutualità, quindi, per essere riscoperta e per poter quindi dargli nuova linfa, deve vedere, come ho detto, diversi attori al suo interno. Gli enti del terzo settore potrebbero essere un ottimo veicolo per promuovere il concetto mutualistico. Sicuramente una forte sinergia tra società di mutuo soccorso più strutturate come la Cesare Pozzo, ma anche altre che hanno seguito la nostra strada, e le società di mutuo soccorso che vengono chiamate storiche perché portano avanti anche loro i valori della mutualità, ma sono più radicate sul territorio, potrebbe essere questa sinergia molto importante proprio per portare alle orecchie di tutti i valori mutualistici e quello che la mutualità ha da offrire oggi. È importante questo, non è da sottovalutare perché? Perché ad oggi, se si vuole comunque anche andare ad attirare, a coinvolgere anche la fascia più giovane della popolazione o la fascia delle giovani famiglie, bisogna cercare anche di provare ad attrarli, va bene coi valori, ma anche dargli un qualcosa in mano che deriva da questi valori, dargli qualcosa per cui possono avere dei servizi. Questo potrebbe essere molto importante e sicuramente da un lato chi è in grado di poterli erogare, seguendo sempre i valori e i principi mutualistici, chi dall'altro ha la conoscenza del territorio. Io mi ricordo le piccole società di mutuo soccorso è come se fossero in alcuni paesi l'unico punto di ritrovo per le persone, quindi avevano un valore sociale immenso, ma proprio questo punto di ritrovo era anche il punto di condivisione, quindi il modo per poter veicolare questa opportunità. Secondo me questa è la sfida che ci aspetta, quindi sia all'interno del movimento mutualistico, sia per quanto riguarda le collaborazioni con gli enti del terzo settore, che per tanti aspetti sono enti che, come noi, svolgono in alcuni casi attività molto importanti per quanto riguarda la comunità, con l'attività di volontariato, mettendoci il loro impegno, mettendoci anche il loro tempo per portare avanti, le associazioni di cui fanno parte, e quindi, secondo me, facendo questo tipo di operazioni,
relazione anche con gli enti del terzo settore, sicuramente i nostri valori, i nostri messaggi, che sono anche da loro sicuramente condivisi, potrebbero avere un eco maggiore. Perché se non utilizziamo e non sfruttiamo questi canali e non cogliamo adesso l'attimo, la paura grossa è che il movimento mutualistico, ma anche mutue strutturate come la Cesare Pozzo, probabilmente un domani, già oggi non vedono molta considerazione rispetto alla grande attività sociale che svolgono, potrebbero pian piano non essere più considerate. Quindi sarebbe importante poter, oltre ai valori, affermarli tramite le conseguenze, quindi i servizi che ne derivano. Se sul territorio ci impegniamo tutti assieme, cerchiamo di divulgarli e cerchiamo di farli comprendere dalle persone e quindi portare all'interno delle nostre società più persone, più nuovi soci, quindi allargare le basi associative delle società di mutuo soccorso, sicuramente potremo avere un peso molto più importante. E da un peso più importante, quindi essere il riferimento di un numero di persone più elevato, sicuramente rende il nostro movimento più da tenere sotto tutela da parte dello Stato e quindi delle istituzioni. Questo, secondo me, è il concetto più importante ed è il lavoro e l'obiettivo che, a mio avviso, il movimento mutualistico deve mettere in campo, con tutte le sue sfaccettature. Ma secondo me tutti insieme possiamo farcela. Ovvio, ognuno con le sue peculiarità e sempre nel rispetto, ovviamente, delle singole realtà, perché lo strumento della mutualità mediata ci permette di farlo e ci permette di dare dignità sia alla società che eroga i servizi e sia alla società che si trova sul territorio e che usufruisce di questi servizi per tramite della società che li eroga e li dà ai propri associati. Quindi secondo me questo è uno strumento che ci permetterebbe di migliorare la conoscenza della mutualità e dargli, oltre che un valore, che poi è un valore non, dal punto di vista del sentimento, della mentalità, il valore è importante, però vederlo messo in pratica sicuramente permette di comprenderlo molto meglio.